Eccolo, siamo ormai, ragazzi. Eccoci tutti quanti. Carica in pante, la zitta nel canale. Un altro bevito insieme. Tanta carne al fuoco, ragazzi. Come vedete, Nila, bella carica anche lei. Lei che è qua di là. Ci sono delle notizie che volevo darvi. Ovviamente, sono alcuni dei pouparlé. Quindi, non prendete tutto per vero. Però, si fa anche per dibattere. Quindi, andiamo proprio a dire questa cosa. Nel prepartita caldissimo di Juve Bologna, mancano veramente solo qualche ora. E speriamo a questo punto di vedere una partita decente, magari portare a casa dei punti. Parto con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi. Benvenuti in community. Lo Stivo Lamagna vi accoglie con un grande abbraccio, forte, forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e entusiasmo. Tra questi, Gianca, un bacione, ti voglio tanto bene. Allora, prima di andarci a dire due parole appunto su Bologna. Partita delicatissima in cui ci giochiamo entrambi i tre punti, siamo stati scavalcati addirittura dal Sassuolo oggi con la vittoria che ha fatto. E Thiago Motta, ricordo in maniera scaramantica, non ha mai battuto Allegri, neanche allo Spezia e mi sembra neanche al Genoa, quella parentesi piccola. Quindi tocchiamoci dappertutto e speriamo veramente che non sia la serata di gala di Thiago Motta, e tra l'altro col dente avvelenato perché ha giocato nell'Inter, ricordiamo bene. Ecco, due notizie ci sono, bomba, che appunto vanno ovviamente scandagliate e vanno verificate. La prima, e questa la sapete già perché è già girata, è anche sul bianconero, Vlahovic richiesto a gran voce da Galtier al PSG. Quindi, oltre a Bayern Monaco che ha fatto un po' di corte, ma probabilmente andrà su altri profili, c'è anche il PSG che, a detta appunto del bianconero ma anche di altre fonti, BBC, praticamente vorrebbe trovare un'alternativa là davanti ai tre tenori soliti, Mbappé, Neymar e Messi. Quindi per cambiare tipologia di gioco, avere un finalizzatore che butta palloni dentro, magari con delle giocate alte, estemporanee, e sì, magari con qualche solo poche palle gol, buttare la palla dentro in partite chiuse, no? Contro le piccole, magari con gente che sta dentro l'area, eccetera, non ti lascia spazi, no? Non ti lascia campo aperto. Quindi vediamo anche da questo punto di vista cosa succederà, perché ovviamente il feeling con Allegri non è mai scattato per Dujan, e a Galtier piace tantissimo il serbo, ha chiesto un centravanti e quello della nazionale serba, cioè Vlahovic, è veramente uno dei più forti in Europa, se utilizzato come va utilizzato. E quindi ecco, questa è un po' una notizia abbastanza sconvolgente. Vlahovic non è contento del rendimento che ha adesso in questo momento alla Juve, perché lui vorrebbe migliorare, vorrebbe giocare in una squadra che votata all'attacco, che produce e che costruisce azioni da gol, mentre qui non ce la può fare. Come vedete, su azione ha fatto pochissimi gol, ne ha fatti tanti anche appunto a palla ferma, e veramente è una gran fatica a fare gol alla Juventus, cioè una media di 1.3 gol a partita. Se andiamo di questo passo, veramente non so quanti gol faremo, forse 50 a dir tanto. Quindi Vlahovic veramente è un po' amareggiato, però questo non vuol dire che andrà via, sono notizie da tenere sotto controllo ovviamente, e la Juve sarebbe una pazza scatenata se dovesse privarsi di Vlahovic, che poi dovesse andare comunque a cercare un altro centravanti, Milik non basterebbe più, insomma andreste appunto a fare un effetto catena anche da questo punto di vista nel mercato, che è già in difficoltà, perché noi dovremmo andare solo a puntellare la fascia dei terzini sinistri e invece poi ci toccherebbe prendere altri giocatori, proprio perché succedono queste dinamiche inaspettate. L'altra notizia ovviamente, ma questa è già stata detta e ridetta e probabilmente è una bufala, però dopo il Manchester City 6-3 contro lo United, ovviamente è scattato di nuovo il caso Ronaldo. Non si parla praticamente più di lui, solamente quando le cose vanno male a United, mi fa quasi tenerezza perché sembra un relegato, veramente, prima era un mito, una leggenda, adesso è diventato veramente uno di cui nessuno parla, quasi un peso, una palla chiodata da tirarsi dietro. Mi fa veramente tenerezza perché io avrei voluto che lui chiudesse la carriera in maniera bella, sontuosa, no? E invece gli toccherà forse fare la comparsa nella United fino a fine stagione e spero per lui fare un ottimo mondiale col Portogallo. Quindi ecco, girava questa voce che appunto gli agenti di Cristiano Ronaldo, quindi da questi Mendes, avesse contattato, arriva bene, Cherubini, dicendo: guarda, Ronaldo è a disposizione qualora vi liberiate di Allegri. Questa è la voce che è saltata fuori e ovviamente Ronaldo si decurterebbe lo stipendio praticamente della metà o forse di più. Quindi ecco, prendetela com'è, è una notizia che è venuta fuori appunto poco fa, ovviamente non è una fonte super super, però ecco, era un pourparlè che ci tenevo appunto a condividere con voi, dato che la Juve comunque deve rinforzarsi là davanti e appunto Ronaldo è stato accostato a tutte le squadre italiane, Inter, Roma, Napoli, giravano addirittura i messaggi vocali dove si parlava che per Ronaldo era già fatta la Roma, insomma, quindi ormai sappiamo cosa succede quando c'è Ronaldo di mezzo, parla tutto il mondo perché fa notizia. Ecco, quindi chissà che verità ci sono sotto, ovviamente non possiamo essere sicuri fino a gennaio di nulla, di quello che succede nel calciomercato. L'unica cosa certa è che la Juve invece sta sondando il terreno per
Gabriel, Bensebaini, Grimaldo, Igor e Nico Williams per l'attacco. Questi sono un po' i nomi del panorama, e anche Ndicka, che è uno che può fare sia dalla fase del difensore centrale che quella del terzino sinistro, perché è un piede molto educato e può girare stare sulla fascia. Quindi vediamo cosa accadrà, ragazzi. Io sono fiducioso per stasera, ovviamente non ho fatto venire Fabrizio per fare il pronostico, così vediamo cosa succede, lo farò anche un po' ridere nei commenti. Però ecco, a parte gli scherzi, è una partita difficilissima. Abbiamo fatto fatica col Monza, che tra l'altro bisogna fargli i complimenti perché è andata a vincere a Genoa contro la Sampdoria, quindi questo fa capire il livello basso di calcio che stiamo esprimendo, cioè non riusciamo a vincere contro queste squadre qua, con tutto il rispetto per queste squadre, ragazzi, perché non voglio ovviamente fare differenze con nessuno, oppure far finta che magari certe squadre siano più scarse soltanto perché la rosa è quella che è, però obiettivamente pareggiando le rose, gli ingaggi e il valore dei giocatori non si può paragonare il Monza, la Sampdoria, lo Spezia, il Sassuolo, la Salernitana a noi. Ecco, questo è quello che volevo dire. Però ovviamente in questo momento qua valiamo come quelle squadre che sono tra il decimo posto e il sedicesimo. Ragazzi, non sto scherzando, il Bologna è il sedicesimo a 6 punti, noi siamo a 10, siamo stati scavalcati dal Sassuolo, potremmo essere scavalcati addirittura dalla Fiorentina e potremmo essere agganciati la prossima giornata dal Monza. Cioè, vi rendete conto, ragazzi, di cosa stiamo parlando? Quindi i valori in campo non sono quelli di una Juve che gioca per lo scudetto, per la Champions League, e una squadra che deve retrocedere. Sono due squadre appaiate a livello anche di statistiche, di numeri espressi in campo. Quindi è quello che a me fa paura, il fatto che a livello proprio di dati numerici, matematici, la Juve non vale una squadra da prima fascia. E quindi tu vai a giocare alla pari col Bologna e la devi spuntare non col singolo, perché col singolo non ce la fai, perché loro giocano di squadra, quindi loro ti fanno uno o due gol magari anche a Torino e tu devi farne tre. Quindi si vince con la coralità, ma in questo momento qua chi è che può dare con la coralità? Allegri? Non lo so, ce lo auguriamo tutti, ma secondo me la coralità lo può dare la sinergia tra i giocatori, cioè i giocatori che dicono: ragazzi, lasciamo perdere Allegri, diamo tutto quello che possiamo, sapendo appunto quello che dobbiamo fare in campo, cioè prendendosi ognuno le sue responsabilità in ogni settore del campo e dando tutto. È l'unica speranza, perché in questo momento Allegri non ha il polso della situazione, non ha il polso dello spogliatoio, non riesce a imporsi, e quindi i giocatori devono andare in campo dimenticandosi di essere in una zona salvezza e cercando di capire che sono una squadra da primi posti, da vincere il campionato, da vincere la Coppa Italia, da arrivare ai quarti finali di Champions. Finché non scatta questa molla nella testa dei giocatori, noi siamo una squadra mediocre da medio-bassa classifica. Guarda che è preoccupante la cosa, ma questo fa capire a livello di motivazione quanto conta. Lo diceva sempre Sacchi: te puoi avere la squadra più forte del mondo, ma se non ci sono le motivazioni, sei uno zombie senza vita in campo. Ditemi cosa ne pensate, ragazzi, un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte da me e da Nila, ciao a tutti!